Ciao a tutti, bentornati nel canale, è un altro episodio Pizza Time. Come vedete alle mie spalle mi trovo in una location estiva, vi parlo dalla bellissima Liguria e fra spiagge, ombrelloni, ristoranti, altre spiagge e altri ristoranti non potevamo non trovare tempo anche per qualche pizza. Ovviamente per ovvi motivi non potevo portare con me l'F1 P134H che avete visto negli ultimi video, ma fortunatamente abbiamo il fornetto portatile Spice Caliente che come vedete ha un ingombro veramente ridottissimo e può essere riposto un po' ovunque. Quindi in questo video vedrete qualche prova di cottura di pizza napoletana con e senza dimmer e vi spiegherò come, quando e perché utilizzarlo. E come famo? Famo strano. Nella seconda parte del video testeremo la cottura con dimmer e coglieremo l'occasione per fare delle pizze artistiche dalle forme strane. Quindi se volete saperne di più seguitemi. Pizza time. Iniziamo quindi con una carrellata di test di cottura senza dimmer e vediamo prima che tipologia di impasto ho preparato. Ovviamente essendo in vacanza non ho planetaria né accessori o farine particolari. Comunque qui vediamo una laminatura di un impasto diretto 9 ore a temperatura ambiente al 73% di idratazione. Possiamo notare un'ottima incordatura dell'impasto che non è per niente appiccicoso nonostante le alte temperature, la lavorazione a mano e l'alta idratazione. Notiamo anche un'ottima estendibilità dell'impasto. La laminazione consiste nello stendere l'impasto sul banco e piegarlo poi con un fazzoletto come sto facendo. Qui vediamo invece un diretto 48 ore al 63% di idratazione, tirato da poco fuori dal frigo e che possiamo quindi stagliare. In tutti i casi facciamo panetti da 220 grammi, massimo 230. Sconsiglio panetti più grandi perché in questi fornetti circolari non andranno a cuocere bene lateralmente a causa delle dimensioni del fornetto. Con F1 invece, come abbiamo visto negli altri video, possiamo spingerci tranquillamente fino a 300 grammi per panetto. Segue poi una biga 25 maturata a 48 ore ed al 63% di idratazione. Anche qui procediamo con lo staglio. Ci assicuriamo sempre di chiudere bene il panetto sotto o piegando l'impasto su se stesso o con la classica mozzatura. Ed ovviamente completiamo il tutto con delle pirlature e cercando di chiudere l'impasto come meglio riusciamo. Dopo aver formato i panetti spolveriamo un po' di semola rimacinata nel contenitore e riponiamo i panetti per l'appretto. Cerco di non lasciare mai troppa semola sotto per dar modo ai panetti di non rilassarsi troppo, quindi tendo a lasciare la semola solo ai bordi del contenitore e in mezzo tra i vari panetti. Quindi ricapitolando abbiamo tre tipi di impasto, 5 panetti biga 25 48 ore al 63%, 2 panetti diretto 9 ore a temperatura ambiente al 73% e 2 panetti e mezzo di un diretto 48 ore al 63%. Iniziamo con il diretto 63%. Facciamo un bagno nella semola come al solito e poiché vogliamo un minimo di cornicione faccio pressione al centro del panetto portandomi poi via via verso l'esterno per creare un bordo lungo tutta la circonferenza. Stesura su banco e poi su palabarella. Iniziamo con una semplice margherita. Dopo aver messo la salsa di pomodori pelati schiacciati a mano, possiamo stendere ulteriormente il disco di pizza. Come vedete dal timer in sovraimpressione, la cottura richiederà circa un minuto o qualche secondo in più, poiché stiamo lavorando senza dimmer né termostato, quindi il forno va al massimo. Ed ecco il risultato finale. Possiamo anche notare una bella maculatura. Per il secondo panetto, sempre con diretto 63%, abbiamo fatto una pizza bianca con fiori di zucca. A seguire
proseguire abbiamo un panetto del diretto al 73%, con questo facciamo una margherita. Qui ci sarebbe bisogno del dimmer per abbassare la tensione della resistenza e cuocere più a lungo. Quello che si può fare senza dimmer è abbassare la temperatura del fornetto lasciandolo aperto per qualche secondo e poi infornare. In questo esempio, avendo un impasto più idratato, avremmo bisogno di qualche secondo di cottura in più. Come vediamo, siamo a circa 80 secondi. In questo secondo panetto facciamo una diavola. Le pizze a seguire saranno invece relative all'impasto biga, che come tutti i prefermenti dovrebbe cuocere a temperature più basse per più tempo, cosa quasi impossibile senza termostato o dimmer, quindi cerchiamo di far raffreddare leggermente il fornetto prima di infornare. E come tempistiche saremo intorno ai 80 secondi. Qui vediamo una marinara fatta in poco più di 80 secondi. Poi una con friarielli sui 75 secondi. A seguire una pizza con pesto, mozzarella e fiori di zucca fatta in 70 secondi. Come vediamo, quindi, anche senza tutta l'attrezzatura di cui disponiamo di solito e senza delle farine particolari, lo spice caliente modificato è comunque in grado di fornire dei risultati eccezionali. Per avere ovviamente una temperatura ancora più stabile e precisa, ci dovremmo dotare di alcuni PID digitali, che però non potranno essere integrati nel fornetto e per forza di cosa dovremmo creare un box esterno che aumenterà l'ingombro e le dimensioni dell'intero fornetto. Quindi l'installazione di questi PID farà un po' venire meno il vantaggio principale di questi fornetti circolari, che è appunto il loro ingombro e portabilità. Ecco perché ho preferito una soluzione con dimmer che potremmo utilizzare soltanto ogni qualvolta ne avremo bisogno e sarà essenzialmente come una specie di adattatore fra la nostra presa della corrente e il fornetto. E mi vedete adesso in una location differente, sempre estiva, e proveremo altri impasti utilizzando questa volta però il dimmer. Proveremo anche la cottura di panuozzi e vi mostrerò come variare la temperatura e i tempi a seconda del tipo di impasto e di quello che vogliamo fare. Prima di tutto, cos'è il dimmer o variatore di tensione, per chi non lo sapesse? È un dispositivo elettronico che regola la corrente alternata proveniente dall'alternatore e la trasforma in corrente continua. Io uso questo che vedete qui, che dispone di un LED in modo da capire in tempo reale a che voltaggio stiamo lavorando. Ed abbiamo poi questa manopola che ci permette di variare appunto la tensione. Rimane particolarmente utile con resistenze potenti come la Coera, visto che in alcuni casi abbiamo bisogno di ridurre la potenza per aumentare ad esempio il tempo di cottura. Come dicevamo, il dimmer è molto utile anche per la cottura di panuozzi, come vedete qui, impostato a 160 volt, quindi siamo a circa 1000 watt, facendo cuocere per 2 minuti o più a circa 350 gradi. Oppure anche per mettere il fornetto in una sorta di stand-by, ad esempio se dobbiamo interrompere la cottura delle pizze per metterci a tavola o fare altro, possiamo abbassare il voltaggio ad esempio a circa 100 volt ed il fornetto manterrà una temperatura costante di 350-400 gradi ed aumenteremo poi nuovamente il voltaggio per riprendere il lavoro.
Personalmente lo trovo molto utile anche per cuocere calzone. Ora, per la cottura con dimmer farò anche delle pizze dalle forme strane. E anche qui ovviamente abbiamo diversi impasti. Iniziamo con due panetti surgelati di un diretto al 63% di idratazione. Per questa prima pizza faremo una forma a cuore, quindi affondo i polpastrelli al centro del panetto per ricavarmi un cornicione. Dopo aver messo il nostro disco di pasta sulla pala a barella, aggiungo la salsa per poi allargare leggermente l'impasto. Poi tiro leggermente verso di me l'impasto dal bordo centrale superiore e cerco di stringere ed allungare l'estremità inferiore, cercando appunto di dare una forma di un cuore. Consiglio specialmente per queste forme particolari l'utilizzo di una pala a barella per lasciare inalterata la forma della pizza. Trovate la recensione della pala Vesuvius che sto usando cliccando in alto a destra. La cottura richiederà meno di 60 secondi, vedete che ho impostato il dimmer quasi al massimo, circa 98%. Essendo un impasto a bassa idratazione, se vogliamo un risultato con maculatura ed in linea con la vera pizza napoletana, allora la cottura dovrà essere violenta, quindi alte temperature ed entro i 60 secondi. Ed infatti, come vediamo dal risultato, abbiamo una vera pizza napoletana a forma di cuore. Con il secondo panetto congelato faremo una margherita. Schiacciando un po' di più il cornicione, controllo la temperatura, che come vediamo è sui 480 gradi su pietra. Vediamo che il dimmer è settato quasi al massimo, a 221 volt. Ed anche in questo caso, dopo un minuto, abbiamo una pizza verace napoletana. Passiamo ora ad un altro impasto, un diretto 65%, 24 ore. Facciamo prima una margherita con rucola. Temperatura su Fiesoli di 490 gradi e dimmer impostato a 222 volt. Ecco il risultato dopo circa 70 secondi. Stesso impasto della precedente, quindi 65% 24 ore, ora facciamo una pizza a cono. Per prima cosa stendo la pizza assicurandomi che il cornicione sia ben appiattito nella metà inferiore. Una volta sulla pala inizio a condire il cono che avrà un ripieno di scarola. La metteremo al centro nella zona inferiore del disco perché poi procederò con il chiudere i lembi laterali dell'impasto. Nella parte superiore aggiungeremo poi i pomodorini freschi, mozzarella, feta e basilico. Qui siamo sui 510 gradi su pietra, la pizza copre tutta la pietra in lunghezza, quindi l'ho spinta un po' più dentro con la pala per farla rientrare nel diametro del fornetto. Ed ecco qui il risultato. Per la prossima pizza facciamo una mezzaluna, sempre con lo stesso impasto. Cerco di lasciare il cornicione leggermente più pronunciato su metà pizza e meno pronunciato per l'altra metà, che andrà ripiegata. Quindi nella metà dove abbiamo schiacciato il cornicione andremo ad inserire il nostro ripieno di ricotta. Chiudiamo su se stesso in modo da fare a modo di calzone e diamo la forma di una luna per poi condire il resto come una semplice margherita. Per il prossimo panetto facciamo una pizza a forma di fiocco. Per prima cosa cerco di allargarlo orizzontalmente, procedo poi con la scarola nella zona centrale, che sarà chiusa su se stessa.
Poi allargo nuovamente le due estremità e le condisco in modo diverso. Siamo oltre i 500 gradi e la pizza occuperà nuovamente la pietra per intero. Anche questa è pronta in poco più di un minuto. Cambiamo impasto adesso ed utilizziamo un diretto 73% da 9 ore a temperatura ambiente e facciamo una margherita. Questa volta, a causa dell'alta idratazione, abbassiamo la tensione della resistenza e allunghiamo i tempi. Dopo aver preparato la margherita, controllo la temperatura che è a 520 gradi, quindi troppo alta per questo impasto. Ho abbassato la tensione a 180 volt e lascio un po' aperto per far scendere la temperatura sulla pietra. Una volta scesa intorno ai 450 gradi o anche meno, possiamo infornare. Come vediamo, sfruttiamo tutta la superficie, quindi circa 31 cm, anche se solitamente per avere un colorito migliore sul cornicione consiglio di stare sotto i 30 cm in questo tipo di fornetti, o al limite si può anche provare a ridurre il peso del panetto. La cottura ha richiesto poco più di 90 secondi in questo caso. Quest'ultima pizza, sempre con lo stesso impasto, la stendiamo bella larga senza cercare il cornicione. Poi mi aiuto con la spatola per fare 8 tagli. Nella zona in cui ripiegheremo l'impasto mettiamo olive e mozzarella in ogni punta. Poi chiudo bene ogni punta. E mi trovo costretto a rimpicciolire il diametro per farla entrare nel fornetto. Dopo un'ultima sistemata va in forno. Prima di chiudere assicuriamoci che non vi sia impasto che fuoriesce dal fornetto e quindi spingiamolo dentro nel caso di esubero fuori dal fornetto. Anche questa viene cotta a 180 volt per circa 90 secondi e facciamo molta attenzione a cottura ultimata per evitare che si spezzino le punte o che si buchi il centro della pizza, essendo appunto il peso distribuito in modo non uniforme e per non alterare né la forma né la struttura. In questo caso una pala più grande avrebbe sicuramente aiutato, ma essendo in vacanza non abbiamo ovviamente tutta l'attrezzatura. Qui vedete il risultato finale. Ed un'altra pizza fatta con lo stesso procedimento. E questo è tutto per questo video, spero che vi abbia chiarito tutti i dubbi al riguardo del dimmer, come utilizzarlo per questi fornetti portatili, specialmente se avete rimosso il termostato. Come al solito in descrizione vi lascio il link del dimmer che sto personalmente utilizzando, ma ce ne sono anche di vari tipi, preferisco comunque quelli con l'indicatore con il LED, in modo da capire precisamente come stiamo tarando la tensione. Scrivetemi nei commenti se avete dubbi al riguardo e lasciatemi un like e condividete il video se vi è piaciuto. Considerate anche l'iscrizione al canale per supportarmi e guardate anche tutti i video relativi alla playlist Pizza Time per dei contenuti simili, modifiche di fornetti o anche ricette per pizza. Se volete dei video simili potete anche guardare qui la playlist Pizza Time e se volete guardate qui anche la ricetta sponge che vi consiglio. Grazie a tutti per la visione e ci vediamo nei prossimi video.